Buonasera signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento col telegiornale del Parmense. Un appuntamento che, come sapete, va nei giorni di venerdì, domenica e martedì. E un appuntamento che però subirà alcune modifiche nei prossimi giorni. La prima, a partire dal 1° di dicembre, è una modifica che riguarda il cambiamento dell'orario della messa in onda serale. Infatti, si passerà dalle 8 di sera alle 7 di sera. Quindi ricordate, da dicembre il TG Parmense andrà in onda alle 7 di sera. Per ciò che riguarda le altre modifiche, ve le comunicheremo quando saranno definite meglio, tra cui una delle prossime comunicazioni riguarderà anche l'orario della messa in onda delle repliche. Ma passiamo alla prima notizia di oggi, una notizia importante per il Parmense, per la Valceno e per Varano, una notizia molto importante perché potrebbe essere una delle più importanti degli ultimi anni. Infatti, da ieri il Parmense e in particolar modo la Valceno è diventata capace di produrre automobili, ma non automobili normali, supercar, supercar made in Dallara. Infatti, proprio ieri a Varano Melegari c'era l'inizio della consegna delle prime automobili della Dallara, la Dallara stradale, la nuova automobile dell'ingegnere che è stata consegnata per prima, la numero 1, è proprio stata consegnata all'ingegner Dallara, la numero 2 all'ingegner Pontremoli, altre a Marchionne, Alesi e tantissimi altri personaggi che se la possono permettere. Noi c'eravamo, grazie all'invito dell'ingegner Dallara e dell'ingegner Pontremoli, e abbiamo fatto il servizio che segue. A fine telegiornale, alla fine, verso la fine del telegiornale, manderemo in onda un altro servizio che è un estratto delle interviste che abbiamo fatto, interviste importanti, interviste all'ingegner Dallara, all'ingegner Pontremoli, all'ex presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Romano Prodi, e a un varanese che ci... Quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo. Una giornata meravigliosa, quella di ieri a Varano Melegari, una giornata che ha fatto di Varano il centro della provincia, ma non solo, di tutta Italia in giro per il mondo. Una giornata in cui si è realizzato un sogno che è partito a Varano Melegari per 7 volte, il sogno di creare una nuova macchina, una macchina stradale per l'ingegnere Dallara, un sogno che si è finalmente realizzato. Un anno fa, il 16 di novembre del 2016, in occasione del compimento dell'80° anno, l'ingegnere ha potuto provare la macchina. Lo stesso giorno di quest'anno è stata consegnata la macchina numero 1, che sarà proprio di proprietà dell'ingegner Dallara. Tante le persone presenti, dall'assessore regionale Palma Costi al progettista, ovviamente l'ingegner Pontremoli, artefice anche lui fondamentale della realizzazione di questo progetto, che ha ripercorso i momenti di costruzione di questo sogno e ha parlato delle parole chiave, le parole chiave che sono state quelle che ha detto l'ingegnere nel momento in cui ha iniziato a portare avanti questo progetto. Voleva una macchina che permettesse di far sentire il vento tra i capelli e il profumo dell'erba tagliata percorrendo la statale della Cisa. Insomma, una macchina che si guida e che si vede come la parte centrale di tutto, il viaggio per il viaggio, non per la destinazione, perché guidare questa macchina è davvero un piacere. Queste le parole dell'ingegnere Pontremoli. Un'occasione anche per ricordare le tante persone presenti, da Nelson Antolotti, il dipendente numero uno della Dallara, che poi ha costruito un'azienda da 700 dipendenti, e tanti clienti che sono stati definiti amici, clienti che hanno addirittura comprato la macchina senza nemmeno averla mai vista, solo con la certezza che un prodotto Dallara era un prodotto d'eccellenza, un prodotto unico che non si poteva perdere. L'ingegnere ha fatto un intervento lungo e alternato tra diverse emozioni, tra la felicità del sogno realizzato, l'orgoglio e la continuazione del sogno che si sta ripercuotendo all'interno del sogno della vedere un'aula di università a Varano Melegari, il suo paese che tanto ama e tanto continua ad amare. È un sogno dolcemente triste che affonda le radici nel ricordo della figlia Caterina. Insomma, una giornata meravigliosa che è diventata internazionale con la filosofia del progettista tedesco,
che unisce in questa macchina due parole: pista e dolce vita. Questa è la nuova Dallara stradale, una macchina meravigliosa, made in Valceno. Il servizio che abbiamo appena trasmesso è stato fatto da me e da Cesare Groppi, che presenta anche il prossimo servizio che riguarda Fornovo. La preoccupazione per la sicurezza delle persone a proposito di furti o rapine sta aumentando anche sul nostro territorio, e da Fornovo negli scorsi giorni ci sono state preoccupazioni perché alla presenza di furti si è associata anche la strana comparsa di una società di vigilanza che offriva i suoi servizi. Cesare Groppi è andato a intervistare alcuni anziani che raccontano la loro preoccupazione relativo allo scarso senso di sicurezza che si ha nelle piccole frazioni del nostro Parmense. A voi il pezzo di Cesare Groppi. Sono andato in una casa, in una frazione Villanuova e poi in altri posti, lì giù dove ci dicono Cadirosa, Casa Rosa. Hanno suonato e loro erano due persone, no, che vivono a quel momento lì, erano in casa marito e la moglie, e pare così che gli abbiano spruzzato uno spray o qualche cosa, no, di soporifero, insomma qualcosa del genere, e erano appena venuti al mattino a ritirare la pensione e insomma i gatto sui sod, ecco, che erano entrati di notte, no, in una casa attraverso una finestra. E quelli che c'erano dentro dormivano e sono entrati, no? Se ne sono accorti il giorno dopo perché gli mancava una macchina da cucire. Sono passati della gente a proporvi una certa sicurezza? Ci hanno proposto un contratto col pagamento di questo servizio di sorveglianza a stile metronotte, ecco, o vigilino, cioè guardie notturne, per un costo di 30 euro al mese, ossia 360 lire all'anno, al che io ho risposto quasi subito no, sono troppi, ecco, perché come lei vede io, per dir così, per i lavoretti dico con 360 euro mi compro una motosega di quelli piccolini per tagliare la legna anziché tagliarla col seghetto. Qui da noi sono arrivati qui con due auto e c'erano due persone, no, per ogni auto. In un altro posto qui a Roncolungo, giù circa un chilometro e mezzo da qua, addirittura sono andate tre o quattro macchine con due persone per macchina, avevano tutti un accento spiccatamente meridionale, però quello non importa. Che mi ha colpito è stata la loro insistenza, e ecco, e poi c'era lì per lì anche un po' di timore perché come dicevo prima è successo di persone così in divisa, perché la divisa sappiamo incute sempre un certo nelle persone, no? Dicono ecco qui se lo vogliono loro, le persone non sempre stanno lì a ragionare, però in certi porti sono andati addirittura in 4-5 macchine, hanno fatto proprio il giro. E proprio stamattina su Facebook leggevo che in Valceno anche là ci sono questi istituti di vigilanza privati e poi anche altre persone che vanno a vendere degli altri prodotti, ma ripetutamente, ecco, e non si sa, cioè insomma dico va bene, dobbiamo a tutti guadagnare la pagnotta, però insomma se trovano delle persone anziane magari che vivono sole, in genere le persone anziane, molto anziane, non aprono. Però con la conformazione di Sivizzano è una lunghezza, il paese sarà di 2,5 chilometri o forse più. Cioè chiedere aiuto al vicino non è sempre agevole. Ora qualche secondo, qualche decina di secondi di pubblicità per tornare poi con le altre notizie che riguardano la restante parte del territorio di cui ci stiamo occupando maggiormente, ma soprattutto con l'altro articolo relativo all'inaugurazione della nuova fabbrica Dallara con conseguente consegna delle prime autovetture della ditta varanese. A tra poco.
Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La Pianura Padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo, non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Eccoci con voi, il prossimo servizio arriva da Medesano, una Medesana in cui ci sono dei consigli comunali abbastanza combattuti, in particolar modo l'ex sindaco Roberto Bianchi contesta e ha contestato in diverse occasioni la scarsa progettualità della nuova amministrazione. In questa occasione l'abbiamo intervistato e ci racconta il suo punto di vista sulla gestione di Sant'Andrea, sulla scarsa progettualità proprio sulla frazione medesanese di Sant'Andrea. A voi il servizio. Sant'Andrea Bagni è uno dei problemi storici di questo comune, che si lega con i grandi problemi del termalismo in senso generale. Noi avevamo salvato la società delle terme dal sicuro fallimento, avevamo impostato una progettualità ed una proposta concreta con il gestore oggi delle terme, però non ci si poteva fermare qui. Sant'Andrea ha bisogno di una politica diversa, ha bisogno di trovare dei partner, ha bisogno di elaborare dei progetti nuovi. Ecco, su questo io ho stimolato tante volte l'amministrazione a fare la propria parte, a cercare di capire rispetto a questa dismissione di partecipazione che il comune ha nella società delle terme, che tipo di impostazione verso nuovi partner, ma anche qui esattamente il nulla. Ecco il pezzo che vi abbiamo annunciato prima, una sintesi di alcuni argomenti secondo noi importanti toccati nella giornata di ieri a Varano Melegari durante la consegna delle nuove automobili agli acquirenti e l'apertura della nuova fabbrica e la sua inaugurazione. Un pezzo di interviste agli amici, al socio, all'ingegner Dallara, che affronta alcuni argomenti che sono particolarmente a cuore all'ingegner Dallara, ma non solo. Ci scusiamo per l'audio dell'intervista all'ingegner Giampaolo Dallara, in quanto non è venuto particolarmente bene, ed è per questo che abbiamo cercato di trovare soluzioni al problema inserendo dei sottotitoli che vi raccontano quello che ci siamo detti io e l'ingegnere nell'intervista che ci ha rilasciato. Lascio a voi il servizio e ci vediamo appena dopo.
Dall'ara stradale ha avuto luce proprio quest'oggi, presente anche il presidente Prodi, che abbiamo visto particolarmente commosso nel momento in cui è stato presentato il primo video che racconta i successi dell'ingegner Dall'Ara. Era effettivamente commosso, e perché era commosso? Perché Dall'Ara è proprio l'uomo che ha capito il mestiere, il territorio, la gente, i collaboratori, è cresciuto insieme a tutte le sue cose. E vedere però questa automobile che ha una finezza che vedrà che nel mondo sarà segno di eccellenza dell'eccellenza, e dire ma guarda qui in mezzo a queste montagne, a dire la montagna si abbandona, va tutto verso Londra, verso Parigi, no? E vedere che per me la cosa più bella di un settore così importante viene costruita qui, perché c'è un sogno e c'è una capacità di attrazione straordinaria, mi commuove appunto. E poi un altro episodio che riguarda la famosa scopa con l'ingegner Dall'Ara. Cos'è successo una volta durante una scopa con l'ingegnere? È stato Sgobassi che mi ha fatto dire la bestialità. Quale? Ci ho detto, a giocare con l'ingegnere in generale purtroppo è andata male. Avete vinto? Io avevo vinto. Ho intervistato prima Spirelli, che le conosce, il gestionario del paese, diceva che è stato molto onorato una volta di aver battuto un ingegnere e un generale. La sua scopa a Varano quindi è importante nella sua vita. Beh, insomma, almeno due volte alla settimana ci troviamo a scontri, incontri, giocando a scopone scientifico, dove si gioca un euro per partita, dal momento che non se ne possono fare più di tre, perché sennò si rischia di andare in confusione, se proprio va male si perdono 3 euro. Quindi si gioca essenzialmente per il piacere, per la rabbia, diciamo, per lo scopo. E anche per un modo di sentirmi un po' più di tornare a quella che era la mia. Quel gran genio del mio amico. La conoscenza con Giampaolo Dall'Ara è nata nel 2000, quando c'è stato un convegno a Varano sul futuro della Valceno. Già nel 2000 si discuteva che la Valceno si sarebbe spopolata, non c'era lavoro, non c'era futuro. E allora hanno chiamato due persone a parlare di questa cosa. Uno era l'imprenditore più importante della Valceno, Giampaolo Dall'Ara, e poi hanno chiamato me, che in quel momento ero a Parigi alla IBM e seguivo le tecnologie, quindi come il tecnologo che poteva dire come le tecnologie ci avrebbero aiutato. E in quella giornata mi ricordo che io ho parlato per primo e ho raccontato quello che poi abbiamo fatto nella Valceno, a Bardi, di portare ponti radio ad alta velocità, il web avrebbe cambiato il nostro modo di vivere e il fatto che una persona avrebbe potuto scegliere dove lavorare, perché la rete avrebbe permesso di collegarsi con tutto il mondo. E quindi qui la qualità della vita è incredibile, guardate che giornata oggi, e siamo qui che stiamo facendo macchine che corrono in tutto il mondo. Dopo di me tocca a Giampaolo Dall'Ara parlare, e non ci eravamo mai incontrati prima. Lui mi dice, non dice a me, dice a tutti, condivido il 100% di quello che ha detto lui, non ho niente da aggiungere ed è finito il convegno. Durante la presentazione ha ricordato Caterina, come pensa che possa vedere, che ci ha lasciato ormai una decina di anni fa, che possa vedere questa giornata della sua? Non voglio, se si dà sempre, se no lasciamo stare. No, questo non si è ancora visto, popolotto. E qui c'è un altro pezzo in carbonio che si raccorda qui. Questa mattina sono tutti due cuccioli di plexiglass. Ma si era mi sarebbe piaciuto che ci fosse. Io sono Sanella. Accelerare.
Dobbiamo comunque andare avanti con le nostre notizie. È la parte del telegiornale che si occupa degli eventi, visto che è venerdì sera. Questa sera ci occupiamo un po' di più di Collecchio, perché non abbiamo fatto servizi sul paese, anche se una parte della Dall'Ara ha sede anche a Livignano di Collecchio, ed è in particolar modo quella fabbrica in cui vengono costruiti i telai per le macchine che abbiamo visto prima, a Collecchio, dove si stanno organizzando per il piano neve che scatterà all'arrivo di 5 cm di neve sul terreno. Sul comune è possibile scaricare una brochure per tutti i cittadini. Se comunque c'è qualche esigenza particolare, si può telefonare al numero 0521 83 30 03 30. La prossima notizia riguarda sempre Collecchio, dove questa sera al Teatro Cristal alle 20.30, quindi appena finito il nostro telegiornale, quindi dovete affrettarvi, anzi tra pochi minuti, c'è uno spettacolo di lirica dal titolo La serva padrone, quindi per chi è appassionato di lirica può quindi correre al Teatro Cristal di Collecchio. Un'altra notizia da Varsi, Media Valceno, l'amministrazione comunale annuncia che ha vinto un bando per sistemare l'edificio e le stanze dell'assistenza pubblica e della Casa della Salute ad essa attigua. Per chiunque volesse comunicarci o mandarci delle comunicazioni non commerciali può farlo utilizzando l'indirizzo internet info@parmense.net oppure sulla pagina Facebook TG Parmense su Facebook. Ed eccoci alla consueta pagina del meteo, dopo le belle nevicate di lunedì mattina che abbiamo ripreso, abbiamo andato in onda nel telegiornale di martedì, è ritornato il sereno, un bel sole con qualche nuvoletta che passa ogni tanto, oramai ci sta accompagnando da qualche giorno e continuerà così anche per i prossimi giorni. Temperature in bassa valle, Fornovo, Collecchio, Medesane, Varano Melgari comprese tra i 3 gradi e gli 11 gradi, temperature ovviamente più rigide sulle zone più alte come a Bora e a Berceto, in cui le temperature di notte scenderanno sotto lo zero, attorno al meno 1 o meno 2 gradi, per salire durante il giorno fino a 8 gradi. Temperature prossime allo zero invece per quel che riguarda la media collina, quindi a Varsi, a Borgotaro, a Solignano e in questa zona del nostro territorio parmense. E con la pagina del meteo, come sapete, siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale anche per questa sera. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti con il nostro telegiornale, il telegiornale del Parmense, quello della domenica con Cesare e il martedì con Daniela, per tornare poi venerdì prossimo con me. Vi ricordo anche di nuovo la notizia che vi ho dato a inizio telegiornale, che riguarda il cambiamento di orario del TG Parmense. Da dicembre andremo in onda alle 7 di sera e non più alle 8 di sera. Mi raccomando, ricordatevelo e segnatevelo. Con questo quindi è tutto, come dicevamo, vi auguro di trascorrere una piacevole serata con i programmi di Radio Teleappennino, comunque qualunque cosa vogliate fare, vi auguro di trascorrere un buon venerdì sera e un buon fine settimana. Alla prossima!